Buonasera, eccoci qua. Allora, oggi è stata, ve lo dico subito, un'altra giornata delicatissima per la formazione dell'eventuale nuovo governo, con il presidente incaricato Conte, che per dirla con linguaggio giuridico sta svolgendo davvero il ruolo di mediatore forense per cercare di trovare un accordo, una riconciliazione tra i due possibili nuovi soci di governo, cioè Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. A questo dedicheremo tra poco l'apertura del telegiornale, soprattutto per capire se Conte stia riuscendo in questo ruolo, perché segnali di crisi in senso proprio etimologico si sono rincorsi per tutta la giornata di oggi, a cominciare dalla visita di Conte, la salita di Conte al Colle per un incontro con Mattarella che è durato peraltro oltre un'ora, quasi un'ora e mezza, un incontro che era inatteso ma poi è stato spiegato da fonti del Quirinale che in realtà è normale che esista una fase di interlocuzione in questo momento di formazione, di tentativo di formazione del governo. Tanto che poi Conte, una volta finito l'incontro con Mattarella, ha incontrato una delegazione del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico, i capigruppo, per entrare nel merito della trattativa. E all'uscita, lo sentirete tra poco, le dichiarazioni sono state positive, cioè possibiliste per la formazione di un nuovo governo, anche se interlocutorie, perché Del Rio ha specificato, capogruppo dei PD alla Camera, ha specificato che sono stati fatti passi avanti, però il capogruppo sempre democratico, ma al Senato Marcucci, ha sottolineato che in realtà si è discusso e si è trovato un accordo di massima sui programmi. E così Patuanelli del Movimento 5 Stelle, capogruppo alla Camera, ha sottolineato che saranno necessari altri incontri. Nella sostanza sembrerebbe di capire che il nodo politico, ovvero il ruolo che il capo politico del Movimento 5 Stelle Di Maio dovrebbe svolgere nel nuovo governo, non sia ancora stato realmente sciolto, tanto che appunto nella mattinata si era addirittura ipotizzato una rinuncia da parte del presidente incaricato Conte, poi una rinuncia rientrata. Quello che sembra certo è che Conte voglia stringere e procedere speditamente alla risoluzione della questione, in modo da portare una sintesi sui temi già lunedì prossimo da sottoporre alle due parti in causa, cioè Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. E poi, dopo questo, ci sarebbe il voto sulla piattaforma Rousseau, degli iscritti alla piattaforma Rousseau dei 5 Stelle, un voto che secondo fonti parlamentari infatti si dovrebbe svolgere già il prossimo lunedì. Poi sentiremo naturalmente l'altra parte in causa, cioè Matteo Salvini, che oggi è stata la sua prima uscita post-crisi alla festa della Lega in Veneto, ha naturalmente criticato fortemente la nascita di un possibile nuovo governo, definito da lui il governo dell'inciucio, e ha lanciato un appello molto forte al capo dello Stato perché si torni a votare, si torni alle urne, anche perché la preoccupazione principale, a quanto viene detto da Salvini, è che si possa smantellare quanto fatto dal governo giallo-verde negli ultimi 14 mesi. In particolare sentirete sul tema dell'immigrazione, perché la questione della Mare Ionio, per esempio, è ancora irrisolta. La nave con a bordo 34 migranti salvati al largo della Libia è ancora bloccata, non riescono a sbarcare, tanto che il comandante peraltro oggi ha annunciato un possibile ricorso alle vie legali proprio per omissione d'atti d'ufficio, perché non riesce a far sbarcare i migranti. Sentirete che su questo è intervenuto con tutt'altro peso però adesso il segretario del Partito Democratico Zingaretti, dicendo scene come queste non le vogliamo vedere più. Insomma, il nodo migrazione è un nodo che sicuramente sarà importante per il nuovo governo. Poi parleremo anche delle altre notizie dall'estero, soprattutto le grandi manifestazioni che ci sono state per motivi diversi. Sentirete in tutta la Gran Bretagna decine contro Boris Johnson e a Hong Kong ancora con scontri molto violenti appunto nel territorio ex colonia britannica, ora sotto la Cina. Vi aspetto intanto tra 30 secondi per i titoli. Giornata cruciale nella trattativa per il nuovo governo. In mattinata il presidente del Consiglio incaricato Conte si è recato al Colle per un colloquio con Mattarella, poi ha visto le delegazioni PD 5 Stelle, un incontro di tre ore nel quale si sono registrate convergenze sul programma e che dovrebbe permettere a Conte di chiudere positivamente il suo sforzo all'inizio della settimana. Sia i democratici che il movimento fanno sapere di essere soddisfatti dei progressi sui contenuti, ma il PD, dopo l'out-out di Di Maio, ribadisce l'esigenza di un chiarimento politico, in primis sul controverso nodo del vicepremier. Forse già lunedì il gradimento della nuova alleanza di governo potrebbe essere messo alla prova con il voto dei militanti 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau.
La gestazione travagliata del nuovo governo riaccende le speranze di Salvini. Basta con questo vergognoso mercato delle poltrone, attacca il leader della Lega che chiede al capo dello Stato di restituire parole e dignità agli italiani. Ma nel centrodestra resta alta la tensione con Forza Italia. Esigiamo rispetto, la Lega faccia autocritica, dicono gli azzurri. Riesplode la violenza ad Hong Kong, migliaia di persone hanno sfidato il divieto a manifestare, alcuni attivisti hanno preso d'assalto l'area attorno al Parlamento, abbattendo le barriere di protezione, lanciando pietre e molotov contro gli agenti in tenuta antisommossa. La polizia ha risposto con cariche e lacrimogeni, riprendendo dopo circa un'ora il controllo della zona. Ed è sempre più imponente anche la mobilitazione nel Regno Unito contro la decisione di Boris Johnson di sospendere i lavori del Parlamento fino al 14 ottobre, proprio a ridosso della deadline per la Brexit. Decine di marce in tutta la Gran Bretagna al grido di fermate il colpo di Stato. A Londra le proteste sono arrivate fino a Downing Street, la residenza del Premier. Buonasera, bentrovati. Dunque, lo avete sentito anche dai titoli, è stata una giornata davvero tesissima per quanto riguarda la formazione del nuovo governo, con segnali contrastanti e contraddittori da interpretare. Se volessimo ragionare ad escludendum, non c'è stata la rettifica da parte del Movimento 5 Stelle rispetto a quelle parole molto aspre che sono state pronunciate ieri dal segretario politico del Movimento Di Maio, che sono state lette come un ultimatum nei confronti del PD sui temi soprattutto da trattare. Però la trattativa è andata avanti lo stesso durante tutta la giornata, anche se si era aperta la giornata con un piccolo giallo, perché la salita di Conte al Quirinale di questa mattina era stata interpretata per un certo periodo quasi come un segnale di una volontà di rinuncia da parte del segretario del presidente incaricato, e invece così non è stato. L'ennesimo colpo di scena della trattativa tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico alle 10 di stamattina. Il premier incaricato lascia Palazzo Chigi e raggiunge il presidente Mattarella al Quirinale. È venuto a riferire, fisiologico, che durante la formazione del governo ci siano degli scambi con il capo dello Stato, la versione che giunge dal Colle. A fugare ogni sospetto, o meglio il timore emerso da ambienti parlamentari della maggioranza, che il premier potesse addirittura rinunciare al mandato dopo l'ultimatum sui 20 punti di Luigi Di Maio di ieri. Due ore di colloquio che fanno slittare a mezzogiorno l'incontro sul programma previsto coi capogruppo dei due partiti. Il passaggio al Colle serve a Conte per stringere i tempi della trattativa e riprendere in mano le redini della crisi. La tensione tra i due partiti comunque resta palpabile. Dal Nazareno arriva l'avvertimento della vice Zingaretti, Paola De Micheli, che respinge ogni ultimatum e chiede a Conte un chiarimento ma anche rassicurazioni. Concetto ribadito anche dal capogruppo alla Camera, Graziano Del Rio, mentre raggiunge Chigi. Inaccettabile che si pongano ultimatum al Presidente del Consiglio, le parole di Del Rio, che blindano la posizione del Premier incaricato. Un ok ad andare avanti con la trattativa arriva intanto via social dal segretario Dem Zingaretti. Stempera invece il capogruppo pentastellato Duva. Sono molto fiducioso che si trovi una quadra, dice, prima di iniziare la riunione, che dura quasi tre ore, solo sul programma, assicurano i partecipanti. La trattativa, insomma, va avanti con lo stesso Duva, che nega anche malumori interni al movimento. Si sta lavorando per andare avanti, quindi di che stiamo parlando? Ora sui tempi, prima possibile, perché... Soddisfazione sui contenuti da parte del PD, anche se rimangono i timori rispetto al nodo politico riguardante le parole di Di Maio. Quindi abbiamo fatto ulteriori passi avanti e adesso il Presidente poi si incaricherà di fare una sintesi quasi definitiva del lavoro di oggi. Invece sul fronte politico è chiaro che c'è bisogno di un chiarimento, noi ci aspettiamo che avvenga di qui a breve. Nel tardo pomeriggio i vertici del movimento si riuniscono in un appartamento nel centro di Roma. Stavolta le bocche sono cucite, ma da entrambi gli schieramenti iniziano a trapelare via libera ad alcuni temi del programma, dal taglio del cuneo fiscale a una nuova legge sull'immigrazione, dal blocco dell'aumento dell'IVA allo sblocco delle infrastrutture per i DEM, mentre i 5 Stelle rivendicano un'intesa raggiunta sullo stop a nuovi inceneritori e nuove concessioni sulle trivelle, revisione delle concessioni autostradali, taglio dei parlamentari nel primo calendario utile della Camera, lotta all'immigrazione clandestina, alla criminalità e all'evasione fiscale.
Su questo governo l'ordine, diciamo, globale, mondiale, sembra essersi espresso con una voce unica, non soltanto i mercati con i segnali che sono ben noti, ma anche Trump e l'Europa, che in genere sono su posizioni diverse, hanno salutato la possibile nascita di questo governo con favore. Oggi su questo è tornato anche il Presidente del Parlamento europeo, Sassoli, del Partito Democratico, il quale ha sottolineato come l'Europa in questa nuova fase, questa nuova legislatura, abbia necessità, bisogno della stabilità dell'Italia. Quello che è il punto vero è di capire, lo abbiamo accennato già nel servizio che avete appena sentito, qual è il programma nello specifico che l'avvocato Conte ha in testa e quali sono gli scenari possibili che si aprono. Ieri un rallentamento, oggi un'accelerazione, la strada è sempre in salita ma resta aperta anche se tutto può ancora succedere. Il cuore del problema, tiene il punto il PD, è che vogliamo un governo nuovo con i 5 Stelle e altri, di svolta e con un programma nuovo e scritto insieme. I 5 Stelle vogliono i voti di PD e sinistra per un governo 5 Stelle guidato da Conte e Di Maio. Insomma, la traduzione è che resta il nodo politico dell'equilibrio nella cabina di regia di Palazzo Chigi, che Di Maio insiste nel chiedere il posto di vice premier e che Conte non ha offerto per ora le garanzie e i chiarimenti chiesti dai Dem dopo lo strappo ieri di Di Maio. Non è chiaro se sia perché non è in grado di offrirle o perché spalleggia il capo pentastellato, anche se le critiche e l'irritazione del premier incaricato sui toni da ultimatum di Luigi Di Maio sono state registrate dalle delegazioni PD anche oggi e fatte trapelare dallo staff del capo del governo sugli organi di stampa. Ne consegue che per i democratici non può esserci un vertice a tre Conte Di Maio Zingaretti. La ferita al dialogo inferta da Di Maio, che ha fatto annullare ieri dal segretario il colloquio previsto con il capo 5 Stelle, rimane aperta. Il nostro referente unico è Giuseppe Conte, dice lo staff di Zingaretti. Dai 5 Stelle oggi non trapela nulla in proposito, se non l'ennesima bordata del guastatore Alessandro Di Battista, che accusa i Dem di definire ultimatum le irrinunciabili proposte 5 Stelle e torna ad agitare l'ipotesi del voto. Se il PD fa saltare tutto, lo dovrà spiegare agli elettori, attacca. Mentre da Liberi Uguali arriva l'affondo di Pietro Grasso. PD e 5 Stelle fanno da soli, altro che governo di svolta, i dubbi aumentano, auguri e buon lavoro. Ma se le tensioni politiche rimangono innescate sul fronte parallelo del confronto sul programma, le cose invece sono descritte, nonostante la necessaria dose di propaganda, come in positiva evoluzione da entrambi i fronti. C'è infine il grande argomento della tempistica. Il Presidente del Consiglio ha fretta di chiudere, ha riferito al Quirinale per drammatizzare ma anche per fare pressing sui due interlocutori, esigenza condivisa dal Presidente Mattarella e consigliata caldamente anche dal Presidente PD Paolo Gentiloni. Non pretende uno sprint il suo incitamento via Twitter, ma un'accelerazione gioverebbe alle possibilità di risolvere la crisi e soprattutto alla dignità della politica, aspettando Rousseau. Il voto sulla piattaforma è passaggio delicato, ma non a rischio per i 5 Stelle. Si sta mettendo a punto tra lunedì e martedì, poi Conte salirà in Quirinale per sciogliere la riserva, il giuramento e dentro la prossima settimana la fiducia delle Camere, sempre se la strada rimarrà praticabile e si potrà raggiungere la meta. Avete sentito nel servizio di Laura Perego, via Grasso, Liberi Uguali si sono lamentati per essere stati lasciati da parte rispetto alla formazione del programma di questo nuovo governo. E proprio poco fa fanno sapere da Palazzo Chigi che il premier incaricato Conte avrebbe ricevuto proprio da LeU, da Liberi Uguali, un documento contenente i loro contributi programmatici, dunque dalla fase critica si è passati a quella costruttiva. Il documento è stato distribuito dalle delegazioni presenti nell'incontro di oggi a Palazzo Chigi. Sono stati anche contatti telefonici e probabilmente ci saranno anche incontri, così si apprende dalle stesse fonti. Ed è tutto evidente che poi in questo nuovo programma del governo Conte 2.0, Conte Bis, chiamatelo come credete, ci saranno sicuramente dei segni di discontinuità e uno dei temi su cui potrebbero esserci è la questione della migrazione, motivo per cui oggi il segretario della Lega Salvini, che proprio su questo invece aveva fatto la sua battaglia, continua a battere. La prima uscita pubblica dopo la crisi alla festa della Lega in Veneto proprio su questo è tornato, ed è tornato in particolare a chiedere nuove elezioni al capo dello Stato.
dal suo ex premier Conte, Salvini ha mandato ieri in spedizione due sottotenenti, Borgonzoni e Durigon. Ma ora che ha avvertito la maretta tra gialli e rossi, il capitano torna al timone e ai comizi vento in poppa. E a Mattarella inusualmente twitta: Presidente, basta, metta fine a questo mercato delle poltrone. E poi poco fa da Pinzolo, località turistica alpina, tenta ancora la risalita. Se il Presidente della Repubblica ha la sensibilità di quello che pensa il Paese, vabbè, i sondaggi ci sono, ma non occorrono i sondaggi. Impedire la navigazione del nuovo governo, esecutivo in provetta, lo chiama oggi Salvini, e andare al voto è il must della Lega, che ha ancora un paio d'assi in tasca. Il primo, come ricorda Borgonzoni, è frenare il Conte 2 al voto di fiducia, erodere la maggioranza alternativa. Impedirò il nuovo governo con ogni mezzo, dice del resto da sempre il leader del Carroccio. L'altro asso è l'ostruzionismo in Parlamento, visto che i presidenti leghisti delle commissioni, che molto possono, non accennano a mollare il ruolo. Ribaltoni di ribaltoni di ribaltoni, con scosse anche interne alla Lega, fra mea culpa e tua culpa. Maroni oggi fa il grillo parlante, Salvini ha compiuto un azzardo, dice, si è fidato del PD e ora queste sono le conseguenze. Il leader tira dritto e anzi fa di più. Non abbiamo bisogno di niente e di nessuno, tuona. La frecciata è per tarpare le ali a Forza Italia, che invece vola alto, con Berlusconi che tira colpi alle ingenuità sovraniste, parole sue, e che accusa Salvini di aver consegnato il paese alle sinistre. E con Carfagna che disegna un nuovo centrodestra, tutto da ripensare, non sotto l'ombra di Salvini, ma in nome di liberalismo e allineamento euroatlantico. Siamo usciti da un'alleanza che non ci faceva agire, non entriamo in un'altra che dice no, ammonisce Salvini. Poco conta che Bernini e Gelmini tentino di dialogare o che la coordinatrice forzista Umbra chiami all'unità in vista delle regionali. Scosse di assestamento non solo nel quasi governo nuovo, ma pure nella compagine della futuribile opposizione. È chiaro, vi dicevo, che tra gli argomenti su cui tornerà il governo e che potranno essere argomenti divisivi c'è la questione immigrazione. Comunque l'aria è cambiata e questo è un fatto, tanto che sulla questione della nave Mare Ionio oggi è intervenuto con un peso diverso rispetto ai mesi scorsi il segretario del PD Zingaretti. La nave Ionio, Mare Ionio, sapete, ancora bloccata al largo di Lampedusa, e con un tweet Zingaretti ha sottolineato il fatto che situazioni del genere non si potranno più verificare, che tutti dovrebbero sbarcare. La situazione a bordo è infatti molto critica, tanto che l'equipaggio ha minacciato la possibilità di adire le vie legali, di inoltrare una denuncia per omissione d'atti d'ufficio alle autorità competenti. Una lettera durissima, una diffida ufficiale che la ONG Italiana Mediterranea oggi ha inviato al Comando Generale delle Capitanerie di Porto, in cui si preannuncia una denuncia penale per omissione d'atti d'ufficio. Una mossa arrivata dopo 3 giorni che la Mare Ionio si trova ancora bloccata al largo di Lampedusa per lo stop imposto dal Viminale. Dopo lo sbarco concesso a donne e minori avvenuto tra difficoltà estreme, le condizioni di vita dei 34 migranti rimasti a bordo sono ormai insostenibili, anche per la mancanza d'acqua dovuta ad un guasto al dissalatore. Ci sono tutti gli estremi del trattamento inumano e degradante, scrive nella diffida l'organizzazione non governativa, che ricorda come tutti gli ospiti a bordo siano stati torturati in Libia e il medico abbia riscontrato sindromi depressive legate al loro vissuto, ma anche alla morte di 6 loro compagni durante il viaggio sul barcone. Nella lettera si sottolinea anche che il coordinamento delle operazioni di salvataggio spetta allo Stato che per primo ha ricevuto la notizia di persone in pericolo, e cioè l'Italia. La situazione attuale, scrivono, configura una sospensione del diritto. La ONG parla anche di quel decreto sicurezza voluto dal Viminale, che oggi è al centro anche di trattative e polemiche politiche legate alla possibile formazione del nuovo governo Movimento 5 Stelle PD. Il diritto internazionale, si legge nella diffida, prevale sul decreto sicurezza che in questo momento ci tiene fuori dalle acque territoriali. Per questo Mediterranea torna a chiedere con forza che le istituzioni italiane non continuino in questa violazione del diritto e che, sostiene
nella ONG prevalga dopo mesi di illegalità e rispetto delle persone e delle leggi. E la politica, che vorrebbe cambiare quel decreto, risponde: queste cose non vogliamo più vederle, non è umano, fate scendere subito questi esseri umani, scrive il segretario PD Nicola Zingaretti, messaggio subito ritwittato da Matteo Renzi. Ma in realtà, per un caso non ancora risolto, ne spunta subito un altro. L'Alan Kurdi della ONG tedesca si è stamattina in acque maltesi, ha soccorso una piccola imbarcazione, portato in salvo 13 persone, tra loro 8 minori. E appunto vi dicevo che il tema dell'immigrazione è un tema su cui Salvini continua a battere, perché proprio poco fa, durante il comizio in Veneto, ha ribadito due cose. Intanto dicendo che se qualcuno vuole riaprire i porti questo è reato di truffa, lo dicano chiaramente, ha detto Salvini. E poi, in merito all'Alan Kurdi, a cui si riferiva il servizio in chiusura, ha firmato il divieto d'ingresso, come naturalmente ancora ministro dell'interno facente funzioni, il divieto d'ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali italiane per l'Alan Kurdi, che è battente bandiera tedesca, e l'unità dell'ONG tedesca CI, quella che ha oggi soccorso, come avete sentito, 13 migranti. E questo provvedimento è stato inviato ai ministri Trenta e Toninelli, vedremo se verrà controfirmato. Ma c'è un'altra questione di cui ci dobbiamo occupare adesso, e che riguarda non i migranti ma la nostra economia, quella microeconomia, quella spiccia, ovvero le tasche di tutti gli italiani. Si segnino tutti la data del 1° settembre. Il mondo attende l'avvio dei dazi americani su una bella serie di prodotti cinesi. In verità non è per questo, solo per questo, che va segnata la data. No, va segnata per quel che accade nel nostro più piccolo mondo fiscale e bancario, perché da lunedì si accende il fatidico nuovo faro sull'uso anomalo dei contanti. Chi movimenta più di 10.000 euro al mese, anzi 9.999, pure frazionati in più operazioni, fra prelievi e versamenti, finirà sotto la lente dell'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia. Questo presupponendo sia anticamera di riciclaggio ed evasione. La scusa, o meglio motivazione, è che si tratti di operazioni legate alla criminalità organizzata. Nei fatti chiunque può decidere di procedere così per pagare quel che non vuol far emergere e fatturare. La lista è lunga, dopodiché rientrerebbe sempre nelle possibilità che uno possa anche decidere di tenersi a casa i propri soldi, ma dal 1° settembre è un po' più difficile. I nomi di chi supera quel tetto verranno comunicati alle autorità, vale per banche e poste. Poi però vanno dette tre cose. Una, il rischio di essere segnalati già esiste dai 1.000 in su, anzi 999. Due, le banche sul tema sono già operative da tempo. Tre, ora si spiega meglio la proposta di Salvini, fatta al fotofinish, se fotofinish fu, per far emergere il contante dalle cassette di sicurezza degli italiani. Uno scudo, ma interno, Italia su Italia, non estero su Italia, come si ricorda quello di Tremonti. Questo perché le cassette di sicurezza sono stracolme di contanti, mentre il mondo va al contrario. Vuole, spinge per strumenti tracciabili per il denaro di plastica, carte, bancomat, qualcosa che resti nelle memorie dei server delle banche, del fisco, volendo nei server e basta. Pochi giorni fa anche il ministro, diciamo ex dell'economia Tria, ha tentato la proposta di storno e rimborso delle eccedenze di aliquota IVA se aumenta, solo se si paga in modo elettronico. Ma che cosa succede a chi non ha natività digitale? Agli anziani di un paese che invecchia, al quale fanno allergia i PIN, ai quali l'idea non più di ricchezza ma di sicurezza si lega a quella di disporre di denaro materiale, tangibile, carta. Vi devo dare un aggiornamento per quanto riguarda il cosiddetto giallo di Piacenza. La procura sta indagando per omicidio e occultamento di cadavere nei confronti di Massimo Sebastiani per la scomparsa di Elisa Pomarelli, la 28enne di Borgo Trebbia, nel Piacentino, appunto, di cui non si hanno più notizie da 6 giorni. La svolta potrebbe essere legata agli esiti delle analisi dei carabinieri del RIS, che oggi hanno proceduto ad analizzare la casa di Sebastiani a Carpaneto, anche l'auto e il suo cellulare. Intanto oggi per tutto il giorno sono comunque proseguite le ricerche di carabinieri e uomini del soccorso alpino, anche con l'aiuto dei cani molecolari, che hanno fiutato nei boschi tracce del passaggio dell'operaio 45enne. Vediamo notizie dall'estero. Hong Kong, sicuramente questo è un dato, sta attraversando la crisi peggiore da quando è tornata sotto il controllo della Cina da ex colonia britannica, il che avveniva nel 1997. Dietro le manifestazioni di questi mesi, di queste settimane, c'è stato ben più che la decisione di abrogare la legge sull'estradizione. È la volontà di mantenere lo status di Hong Kong, due paesi, due sistemi, e di ottenere il suffragio universale, tanto che le manifestazioni continuano oggi con violenti scontri. Un nuovo sabato di proteste e di scontri a Hong Kong. Da giugno è il 13° fine settimana consecutivo di cortei antigovernativi.
Decine di poliziotti in tenuta antisommossa entrano nella metropolitana, nella stazione di Mong Kok. Cercano i manifestanti, gli attivisti che hanno ignorato il divieto di manifestare. La città da ore è nel caos. Il governo di Pechino ha inviato decine di migliaia di militari al confine con la provincia autonoma. Per precauzione, in città sono state chiuse le stazioni della metro e gli autobus sono fermi. Migliaia di manifestanti, in maglietta nera e con i caratteristici ombrelli, sfilano nel pomeriggio attraverso i quartieri del centro al grido di «Salvare Hong Kong, la rivoluzione dei nostri tempi». Gli attivisti sfidano il divieto delle autorità di scendere in strada per protestare contro la stretta di Pechino sull'ex colonia britannica. La grande marcia sembra inizialmente pacifica, poi all'improvviso la disobbedienza esplode. La tensione cresce quando un piccolo gruppo dell'ala più estremista del movimento, con caschetti, occhialoni e maschere antigas, attacca con bombe Molotov e lanci di pietre gli agenti di polizia schierati intorno al Parlamento, poi l'assalto all'ingresso. I manifestanti riescono ad abbattere le barriere che proteggono l'edificio, prima di essere respinti dalla polizia con gas lacrimogeni e cannoni di acqua blu, un mezzo usato per identificare i rivoltosi. Non c'è un corpo a corpo, ma uno scontro ravvicinato. Alla fine, dopo ore di guerriglia, i rivoltosi si dileguano. La protesta nel giugno scorso era nata contro la nuova legge sull'estradizione in Cina dalla provincia autonoma ed ex colonia inglese. Oggi, poi, ricorre il quinto anniversario del rifiuto di Pechino di organizzare le elezioni a suffragio universale a Hong Kong, una decisione che ha innescato la rivoluzione degli ombrelli del 2014, quando il centro della città fu occupato per 79 giorni. Quella volta la mobilitazione si concluse senza alcuna concessione da parte del governo centrale cinese. Oggi i manifestanti sono determinati a non far morire il movimento. La rabbia non è finita, domani si ricomincia. Andiamo in Gran Bretagna. La richiesta del nuovo premier Boris Johnson alla regina di sospendere per 2 mesi il Parlamento è una richiesta che è dettata da motivazioni strategiche. Johnson spera con questa sospensione di negoziare privatamente da solo un nuovo accordo con l'Europa e poi, dopo questa negoziazione, presentare al Parlamento nelle ultime 2 settimane di ottobre o il nuovo accordo o la Brexit, un opt-out a cui però il Parlamento naturalmente avrà molta difficoltà a rispondere. Una scelta estremamente rischiosa, ma soprattutto una scelta che non piace a gran parte dei cittadini britannici, perché la chiusura del Parlamento per la Gran Bretagna è davvero un fatto inaudito. Infatti sentite, guardate che cosa è successo. Stop the coup, stop al colpo di Stato. Questo è lo slogan delle manifestazioni che si sono tenute oggi in oltre 30 città del Regno Unito. Il colpo di Stato sarebbe la decisione del Premier Boris Johnson di chiudere il Parlamento per 5 settimane nella fase decisiva delle trattative sulla Brexit prevista per il 31 ottobre prossimo. I manifestanti si sono riuniti a Manchester, ma anche a Edimburgo in Scozia e a Belfast in Irlanda del Nord, ma il raduno più importante è quello di Londra, davanti alla sede del governo, al 10 di Downing Street, dove la folla armata di bandiere dell'Unione Europea ha intonato il coro Boris Johnson, Shame of You, vergognati. La polizia ha arrestato almeno 2 persone tra le decine che, sedute per terra, stavano bloccando il traffico a Trafalgar Square, come si vede in questo video postato su Twitter da un giornalista del Guardian. Le immagini mostrano una giovane donna ammanettata e un uomo sollevato di peso e portato via a braccio dagli agenti tra i fischi della folla. La gente è arrabbiata per il fatto che il governo e un primo ministro eletto da 93.000 membri del Partito Conservatore stia tentando di tenere sotto sequestro i bisogni, gli obiettivi e le aspirazioni di 65 milioni di persone. Queste le parole del leader dei laburisti Jeremy Corbyn, che ha partecipato al corteo di Glasgow. La tensione nel paese ha raggiunto ormai i livelli molto alti. Per le opposizioni la chiusura di Westminster è un attentato alla secolare tradizione democratica inglese. Per Johnson è stata invece una necessità. L'ho fatto per evitare il mancato accordo con Bruxelles, ha ribadito in un'intervista alla BBC. Intanto Re Boris, come ironicamente viene chiamato il Premier, ieri ha vinto una partita. La Corte scozzese di Edimburgo ha infatti rigettato il primo dei ricorsi contro la cosiddetta proroga del Parlamento. Nel frattempo la petizione online contro la chiusura di Westminster ha superato 1.600.000 firme e molti parlamentari sono sul piede di guerra e si dicono pronti a occupare una House of Commons alternativa per continuare a dibattere sulla Brexit nella speranza ancora di evitare un divorzio dalla UE senza accordo.
Gran Bretagna il Parlamento è davvero sacro, tanto quanto la regina. Adesso parliamo di sport, anche se è una cosa inedita per noi, perché oggi sono state le prove del Gran Premio che domani si correrà di Formula 1 in Belgio e c'è una particolarità, speriamo che sia di buon auspicio, la prima fila è tutta monocolore. Rosso Ferrari. Risalgono proprio un anno fa le emozioni Ferrari. L'ultima volta della prima fila tutta rossa è targata Monza 2018, inizio settembre, mentre l'ultima vittoria la conquistò Sebastian Vettel proprio sul circuito di scena questo fine settimana per il Gran Premio del Belgio. Scaramanzie statistiche a parte, oggi Leclerc e Vettel hanno dominato e domani con la giusta strategia in partenza avranno la possibilità di mettere subito la corsa nella giusta direzione. Vettel non vince da 20 Gran Premi, Leclerc è alla ricerca del suo primo successo. L'importante è non sbagliare strategia, come accadde sempre un anno fa a Monza quando le due Ferrari si autoeliminarono. Per il giovane pilota monegasco si tratta della sua terza pole position in Formula 1. Vettel invece ha faticato parecchio, superando Hamilton soltanto nell'ultimo giro disponibile. L'inglese era stato protagonista di un pauroso dritto nella prima sessione di prove, ma poi ha recuperato, chiudendo con il terzo tempo, un'impresa da campione. Intanto un terribile incidente ha funestato in Belgio la gara di Formula 2. A Spa è morto il 22enne pilota francese Antoine Hubert, che si è scontrato con altre due vetture. L'impatto è stato violentissimo. Dopo di noi, in onda, come sempre, con Telese e Parenzo, questa sera gli ospiti sono Luciano Fontana, Alessandro Giuli e Marcello Sorgi. Noi ci vediamo qualche istante e poi torniamo per gli aggiornamenti. Eccoci nuovo in diretta, non ci sono aggiornamenti da darvi, lascio subito la linea a Parenzo e Telese per In Onda. Grazie per l'attenzione, ci vediamo domani.